seconda partita del terzo turno del torneo contrario di Quercetta. Scendono in campo stasera gli ordini dell'arbitro Pertini, Ranocchio contro Pozzo. E Ranocchio scende in campo con Barzottini, Lorenzi, Foliero, Coppedè, Bacci, Oprita, Mancini, Rossi, Sancrevi, Barbetti, Ricci. Risponde il Pozzo con il numero 1 Venè, numero 2 De Lucia, numero 3 Luisi, numero 18 Lorenzoni, numero 15 Ceracioli, numero 14 Monacizzo, numero 23 Diana, numero 21 Bertozzi, numero 9 Ivan, numero 17 Cagnoni, numero 11 Meris. Io apro il collegamento con una polemica. Mi hanno richiesto il video del gol mangiato da Paolo Gaspa in tutto il mondo. Prego il regista di metterlo in rete, altrimenti siamo dimissionari. Carlo Venè mi appoggia. Non ci penso nemmeno. No, va pubblicato. Va pubblicato però. È l'ultimo gol mangiato nella vita di Paolo Gaspa. Stasera partita dentro e fuori per il Pozzo, mentre per Ranocchio ha due risultati del 3. Sono sbagli, giusto? Yes. Il Pozzo deve vincere il Pozzo. Pozzo obbligato sì, a vincere. Sì, col pareggio per un gol Ranocchio ha fatto un gol in più. Vabbè, ma tanto... Andare a pigliare, se ne parli di meno, è Giacomino. Vado a cercare. Bertini Jacopo, l'arbitro. È buono. L'arbitro dei Caglioni si parte. Vai. Prima palla per il Pozzo. È buono. Sulla sinistra. Addio. Abbiamo il numero 11. Non c'è. I numeri del Pozzo sono difficili da vedere. Che ha fischiato, è buono. Che ha fischiato. Ha detto che è buono il Cagnoli, quindi vediamo un po'. Con numero 8 Rossi per il Nanoc, che appoggia per Ricci. Ricci per, che lancia lungo per il numero 9 Sancredi, esce Venè. Attenzione. Parte con De Lucia che appoggia per Lorenzoni, Lorenzoni per Venè, per il lancio basso, approfitta sul campo del Ranocchio. Lorenzoni svetta di testa ma mette a palla a terra Rossi, buono il dribbling. Che telecronica! Meno male! Si vede. Ma oggi mi hanno dato uno scoop di mercato, non so se è vero o no, Barbetti aveva il Forte Quercetta. Ah, può essere? Sì, me lo auguro per lui. La fonte non è una fonte della tenda, eh. Si riparte con il numero 9, me lo auguro per lui. Che allarga per numero 17 Cagnoni, Cagnoni avanza col palo al piede, verticalizza per Meris, anticipato al numero 4 Coppere. Barbetti palla per Rossi al centrocampo. Speriamo, ancora lo auguro. Rossi verticalizza per il numero 9, per il numero 9 Sancredi, ancora Rossi col sinistro cerca il numero 6 Oprita, trovato però in fuori gioco. 4-4-2. O 4-2-3-1 fase di possesso. No, 4-2-3-1 fase di possesso palla. Il Ranocchio. Il Ranocchio 4-3-1-2. Ha diretto gare importanti. Si parte con il numero 2 De Lucia, vince il primo contrasto, non il secondo. Melis stava per anticipare il numero 1 Barzottini, però Meris commette fallo a suoi danni. 4-2-3-1.
Pozzo. Si riparte con numero 1 Bazzottini, appoggia il difensore centrale, avanza. In fase di possesso abbiamo Ivan su Barbetti. Ancora un fuori gioco elevato da guardaline a danni di Ricci. Si riparte con il numero 23 Diana, che appoggia dietro per il proprio portiere, bene, bene ancora per Diana. Sulla sinistra il numero 3 Luisi, avanza la palla al piede, prova il numero 9 Ivan, che appoggia per la destra per Lucia, Lucia lancio contrastato da Sancredi, riparte Rossi al centrocampo, porta palla con il sinistro, cerca Sancredi, fallo, fallo di Sancredi a danni di De Lucia. Diana gestisce la palla, trova a centrocampo Monacizzo, Monacizzo porta la palla, verticalizza bene per Ivan, anticipato. Anche Monacizzo sta facendo bene. Tre minuti, quattro minuti. No, nel torneo dico, la prima era un po' così, la seconda molto bene. No, buon giocatore. Andiamo. Mancini trova Obrita sulla linea del fuorigioco, lui va da dal guardalinea. Si riparte ancora con Monacizzo, che allarga sulla destra per Bertozzi, Bertozzi punta il proprio avversario, Foriere che l'anticipa bene, cerca di partire, Monacizzo ritorna sulla palla, subisce fallo a danni di sei millennio in partenza, Ranocchio 2, 3 anzi. Monacizzo calcia male, non trova nessuno, trova invece il numero 2 Lorenzi che verticalizza per Obrita, Obrita per Sancredi, ancora Obrita, Mancini, il tiro da 20 metri, fa buona guardia, bene, riparte sulla sinistra per il numero 9 Ivan, anzi il numero 17 Cagnoni, ottiene sulla tre quarti un buon fallo laterale. Parte con Luisi, Luisi per Ivan, Ivan ancora per Luisi, Luisi trova Ceracioli sulla linea, il passaggio ma lo stesso come ripara Berneri, scontrastato da Fogliero, palla che finisce nelle mani di Bazzottini. Si riparte con il numero 3 Fogliero che appoggia per il numero 5 Vacci, calcio lungo per Sancredi, fa buona guardia Diana che appoggia sulla destra per De Lucia, Lucia lancio errato, fa buona presa Barbetti che trova subito Rossi, Rossi vede da farsi, si rifugia in Mancini a centrocampo, Mancini gestisce ancora col sinistro, ancora Rossi, Sancredi, Sancredi si arriva dal primo avversario, non nel secondo. Palla ancora nel piede di Ranocchio con Lorenzi, Lorenzo ostacolato da Melis, trova il passaggio buono per Sancredi, Sancredi il tiro di sinistro. Partita a ritmi bassi, eh. Ieri sera invece era partita a mille all'ora. No, partita dico, siamo in fase di studio, siamo. Non mi caso con Leondoro, dico che Leondoro è una squadra che è una squadra in tutti i reparti, che è completa rispetto a tante altre squadre. Si riparte con Coppedè che appoggia
per Mancini, Mancini contrastato da me di spalla sui piedi del numero 3, Luisi, Luisi per Monacizzo a centrocampo, gestisce la palla Monacizzo, allarga per il numero 17 Cagnoni, Cagnoni mette palla a terra, c'è la sua posizione del numero 3 Luisi, non viene considerato, ancora Ivan calcia i 20 metri, tiro di poco sopra la traversa. Stasera ci sta bene, clima perfetto. Barzottini per Mancini, Mancini, Mancini col sinistro, cerca Rossi, raddo il passaggio di Mancini. Stasera c'è la chiesa. Sono già passati 8 minuti di partita sui ritmi bassi. Vabbè, va le scarpe anche infortunate. Guardate l'invio di Bacci. Sì, bravo. Sancredi va a contrastare in aerea con Lorenzoni, non è meglio il ranocchio, però perde palla subito. Lorenzoni batte con De Lucia. Passaggio troppo lungo di Lorenzoni per Lucia, palla che esce in falla laterale, si ribatte con Fogliero per Mancini, ancora Mancini a centrocampo per Zancredi, Zancredi si gira, manca sul quarto avversario, gioca quasi le linee Brida, netto il fuorigioco. Parte la Diana, Diana per Luisi, Luisi. Ma chi ha portato in avanti Ranocchio? Dice insieme Obrita. Ah, Obrita, e quindi è stato fatto fuori chi? No, nessuno giocava dentro. No, Obrita non giocava. Obrita non giocava l'altra volta, subentrava. Quindi qualcuno è stato fatto fuori. Un difensore. Vai a centrocampo, appoggio Rossi. Buona azione numero 21 del Pozzo. Bertozzi, buona ripulsione, si allunga un po' il pallone, buona presa a terra dal portiere Barzottini, buona iniziativa del centrocampista del Pozzo, si riparte con la sinistra con il numero 3 Fogliero, Fogliero cerca Zancredi, Zancredi entra in aereo, si defila sulla sinistra con Diana che fa buona guardia e mette in pallone laterale. Ci mandi fuori, sì, Fogliero. No, Fogliero giocava già dietro anche altre volte, giocava però in 5, giocava esterno di destra. Cimardi giocava, Cimardi fuori. Sì, ha levato il difensore e ha messo l'attaccante. Sancredi per Fogliero, contrastato da due avversari, c'è il cross, respinto dalla De Lucia, sarà un nuovo Ranocchio. Qui. Se c'è l'altro portiere faceva Sancredi, il cross contrastato, svirgola un po' di aria nel centro d'aria, ne approfitta numero 11 Ricci, anticipato da Ceracioli che butta via la palla, libera l'aria del Pozzo, si riparte con un fallo laterale, batterà Fogliero, Fogliero ancora per Mancini, Mancini verticalizza per Rossi, Rossi contrastato da Lorenzoni, c'è il fallo netto di Lorenzoni a danni di Rossi, al limite sulla sinistra al limite dell'area del Pozzo. Bravissimo, si può anche tentare. Io fossi Mancini fare finta di grossare, fare finta di grossare la cacciere sul palo di trovare. Io da lì qualche gol ce l'ho fatto, Sì, ma si chiama portiere, come si chiama? Buttafuori, Obrita. Obretti. Obretti. Lì un mancino da finta. Vediamo Valbetti sulla palla, ve ne mette due. Prendisi in casa di Vigico così. Vedo in barriera. Vediamo se tenterà il tiro, la palla la spiave in aria. Il passo fuori, fisca rapido, batte Valbetti, il tiro è bello. Sopra il povero diversa, ma bene. È la sua traiettoria sicuro di sé. L'ha tirata bene. L'ha tirata bene, te l'ha detto. Le tiravo così, Ma insomma è scesa in fondo, è scesa bene, l'ha tirata bene.
sbaglia e rinvio il pozzo, una profitta subito Barbetti al centrocampo per Mancini. Mancini si libera di Foglier, di Luisi, che commette fallo a 6 danni. Punizione tra due parti per il Ranocchio, in tre sulla palla, si allontana Mancini, rimangono Rossi e Barbetti, anche Rossi si allontana. Barbetti sulla palla, difesa in linea per il pozzo di mettere l'aria, fischio dell'arbitro, Barbetti lo spevente in aria, buono il cross, svirgola Diana, rilancia il numero 23 Diana. Con difficoltà Pozzo. Ho paura. Calcio d'angolo sulla sinistra, la destra di Bene. Come? La bandierina numero 7, Mancini, no, Mancini, provato... chiama lo schema, palla in aria di Mancini, svirgola Sancleri, palla per numero 11 Ricci, prova il tiro, buona la risposta di Bene sul primo palo. Svirgola al primo momento Sancleri, palla che va sul piede di Ricci, botta vicino al palo destro, fa buona guardia Bene che mette in calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo dalla parte opposta dove ci sarà a calciare Barbetti. Barbetti gioca dietro il numero 8 Rossi, fallo sulla ripartenza del numero 17 Cagnoni a danni di Barbetti. Era anche fuori gioco. Sì, indipendentemente che fosse fuori gioco, fallo lasciato. Secondo lui il Lenzi, anche l'altro, ma che coppia questa qui? Si riparte al 15esimo, diventato su 0-0, viene sulla palla per il pozzo, caccia a lungo, cerca il numero 11 Melis che buona la spizzicata ma non trova il numero 17 Cagnoni, palla che finisce sul fondo. Partita un po' spezzettata nei primi questi 15 minuti, buono per il Ranocchio che con il pareggio ci avrebbe matematicamente al playoff, non per il pozzo che è obbligato a vincere. Bragalon. Si riparte con Mancini che perde il palla a danni di Ceracioli, palla che finisce sul piede di Melis, Melis ancora per Ceracioli, cerca passaggio per numero 1 di Ivan, palla un po' lunga nelle mani del portiere Balzottini. Poi dopo non l'ha potuto fare perché non era 5 anni, non era passato 5, se n'era andata la luce. Lancio numero 5 Bacci, su cui viene commesso fallo da Melis, si ripartirà con punizione proprio centrocampo del Ranocchio, Barbetti sulla palla, Rossi chiama il pallone, lo riceve Rossi per il numero 2 Lorenzi torna dietro per Coppedè, giro di palla da parte del Ranocchio, Coppedè cerca il lancio sul numero 3 Fogliero, c'è il numero 2 Lucia che mette in fallo laterale. Non è una bella partita per ora, troppo forzante, ma insomma per ora siamo alle schermaglie. Mal inteso fra Fogliero e Rossi sul fallo laterale, palla che finisce direttamente sul fondo, si riparte con Venec, appoggia subito dentro l'area di rigore per Monacizzo allarga sulla sinistra per Luisi, c'è la Cioli incontro, si fa vedere, non riceve palla, invece sbaglia palla numero 3 Luisi.
Comunque anche il Pozzo è una squadra giovane, cioè molto giovane, quindi magari fra qualche anno Pozzo e Ponte ci hanno tanti giovani. Ponte c'ha qualcosa in più, eh? Come squadra in generale, però qui c'è tanti giovani, eh? Pozzo ce n'hai più, secondo me. Pozzo c'ha più giovani, secondo me, totale. Ecco, tiro di Bonacizzo dai 30 metri, buon tiro di sinistro sulla sinistra di Balzottini che fa buona guardia, la palla finisce a 2 metri destra del palo. E qui ce ne sono 6 e poi ti considera 6 e Neri si è fatto male. Sì. Se no giocava Neri e stava fuori qualcun altro. Mancini a centrocampo, buono stop di Betto, si appoggia su Fogliere, Fogliere ancora per Mancini, Mancini la doppiata a centrocampo, buona giocata ancora per Fogliere, Fogliere cerca il passaggio per il numero Sancheri, fallo non rilevato all'arbitro, si riparte con il numero 21 per Tossi che perde il contrasto, Rossi ne approfitta, appoggia la sud per Valvetti, Valvetti per Mancini, è stato un contatto al centrocampo, senza palla, punito Rossi. Mi era data, eh? Non mi piace. Si erano un pochino presi. Batti per caso. Se sei con parte con calcio di punizione, batterà per il Pozzo Diana. Diana per resta per De Lucia, ritorna stessi passi per Diana, Diana col sinistro torna indietro per Venè, poco movimento davanti le punte del Pozzo, Venè con il destro cerca lungo numero 17 Cagnoni, fallo gomitata da parte di Lorenzi. Punizione 10 metri fuori d'aria del ranocchio da parte del Pozzo. Siamo al ventesimo. Sulla palla, molto probabilmente Bonacizzo sarà lui a tentare il tiro o il cross in area di rigore. Palloni, quanti con palloni? C'è tre laggiù. Qui giù ne va Simo Giannarelli, no? La punizione Simo Giannarelli, ce la va a destra, no? Mai visto Van Gogh, Simo Giannarelli. No? Mai visto Van Gogh. Una sì. Volta al terzo rigore, ascolta, proprio con Ranocchio un anno, al terzo rigore si vinceva 3-1. Ci avevamo Giannarelli e Grillotti. Visti Giannarelli, così come lo diri? Mi disse uno su, allora dico tira una volta centrale, allora io la sua fortuna è che il portiere si tirò da quella parte e glielo colpo, perché se no la palla, vediamo il tiro con Acizio, la palla superava via. Risponde bene Balzottini, cosa, si perse al terzo rigore si vince 3-1, al quinto rigore, al sesto rigore era finito, non passa una notte. Forse dopo possiamo, abbiamo uno dei forzi di ospitarlo, cioè... Si riparte con Luisi, Luisi per Cagnoni, rinvia Barbetti per Sancreri, Lorenzoni commette fallo, la ripartenza della nostra spinta a danni di Sancreri, ancora Fogliero si divide sulla sinistra, buono Bertozzi nei suoi danni, supera lui, vediamo se non riesce a tenere la palla in gioco. Si riparte a centrocampo con un fallo laterale del Ranocchio. Ancora Mancini al centrocampo, sempre lui presente, tutti i palloni, ma Rossi per Fogliero, Fogliero cerca Sancreri, Diana libera, trova Medis si gira di fronte al numero 5 Bacci, lo salta, non vince il rimpallo con il numero 3 Fogliero.
palla che va a Ranocchio, Ranocchio dietro per Bacci, torna dal proprio portiere Balzottini, Balzottini per Mancini, Rossi. Sì, il problema di Melis è che quando corre senza palla corre, e quando c'è la palla che è il problema. Coppetè per Lorenzi, Lorenzi si rifugia ancora dal portiere Balzottini, con il destro su Bacci, Bacci per Foliero, Foliero per Mancini, con il sinistro lancio contrastato dal numero 15 Ceracioli. Rossi verticalizza, non trova nessuno, trova invece la regia del posto che caccia Ceppieri di San Credo, ottiene il fallo laterale al 23esimo del primo tempo, si risultato di 0-0. Speriamo in un episodio favorevole o sfavorevole, insomma, di questa partita, la partita, eh? O altrimenti assisteremo a un secondo tempo scoppiettato. Si riparte, Codici mette palla a terra sul rinvio del federale del Ranocchio, Foliero per Barbetti, Barbetti, Mancini, Mancini fallo dal dietro di Ceracioli, punizione per il Ranocchio. Non è stato innescato nessuno. Ha avuto una palla a Liondò, il Ranocchio ha avuto una palla al Pozzi, il Pozzo da pericolosa, ma insomma partita giocata a centrocampo, sai, centrocampo fitto, partita marcature zero, attente. Diciamo. Vediamo. Serie D, guardavo, una volta in Serie D trovai. Perché la differenza dei giocatori, dovevo insegnare. Lo schema è Ranocchio, Barbetti, Barbetti spalla nel centro dell'area per Rossi, Rossi si gira, contrastato da Monagizio, palla finisce in fondo, ancora per Ranocchio. Centravanti del Verona, del Milan, del Verona Milan 5-3, Buoninsegna. Si inizia il campionato, ho 20 anni io. E però fuori quota c'erano allora, fuori quota c'erano. Mancini calcia nel mezzo, svetta numero 5 Bacci, Serie D, eh? 21-22, palla 20. Sopra la traversa e non c'erano fuori quota, no, so. Questo per dire che oggi Toldo giocava Ravenna. Vince il campionato Ravenna quell'anno, mi sembra. Grande portiere. C'è il Bologna, c'è il Bologna, c'è anche il Bologna. Si riparte con Lorenzi. Batterà la falla laterale. Rossi e Mancini vicini, invece però cerca lungo. Ma soprattutto. Ma non è tanto un discorso di giocatori che ce n'era più allora che ora, era diverso il sistema, era diverso il sistema calcio. Però è anche vero che quei giovani che giocavano in prima squadra o si allenavano con la prima squadra, quando andavano a giocare con la Verretti li vedevi lontano meglio. Oggi è tutto piatto, eh? Oggi giochi solo terzini. Perché se un centrocampista bravo è giovane può giocare, non hai capito? Ma dai, sì, parte con Foliero, Foliero sbaglia il passaggio, ne approfitta il numero 17 Milan, dribbling su Coppetè, il tiro di Coppetè, gol numero 17 Cagnoli, approfitta di un passaggio in alto di Foliero, dribbla il numero 4 Coppetè, porta la base al sinistro, incrocia il tiro, ecco, e batte il numero Balzottini, passaggio orizzontale sbagliato. Siamo al 27esimo, Ranocchio 1 contro l'Italia, Ranocchio 0, Pozzo 1, gol di numero 17 Cagnoli, territorio uguale.
episodio favorevole, adesso speriamo di vedere una partita più aggressiva. Passaggio, il famoso passaggio da non fare mai, dall'esterno verso l'interno in orizzontale. Vediamo la reazione del Ranocchio. Che Panucci se adesso ne faceva mai e giocava, ne faceva Ranocchio. Buona azione del Ranocchio in aria, Lorenzoni libera su De Lucia, Lucia cerca in fascia Melis, Melis contrastato, Capacci, fallo netto nei suoi confronti, batti di mettere tra i due, interviene l'arbitro. Questo Melis non serve a nulla, vince 1-0, serve a nulla. C'è l'arbitro cartellino per Melis, subisce il fallo netto, ha fatto la reazione di Melis. Ma è uguale, vince 1-0, scusa, hai fatto gol ora, cioè da essere ammonito l'altro ha ammonito lui, cioè non ho capito, hai capito, hai fatto il tuo, hai preso fallo, hai vinto 1-0, ma guarda, a che serve questa cosa lì? È un momento, ecco, io queste cose qui non ne capisco, cioè da ammonire l'altro ti aveva già il cartellino in mano, ecco, se, poi te ne dico un'altra, se l'altro si butta a terra lo butta fuori. Dai, sembra nulla, oh. Ma poi di perdersi, vince 1-0, ci risiamo anche questa, ancora ci risiamo. Io dico che non la finisce la partita, perché poi è un giocatore ruento che entra, già ammonito, si va fuori. Esatto. Dopo un po' di parapiglia si riparte al 30esimo, una posizione per il pozzo laterale a Monacizzo, dopo il fallo subito da Melis, ammonito per proteste e reazione nei confronti del giocatore Ranocchio. Parte con De Lucia, De Lucia. Bracaloni ha sortito in Serie A nell'Atalanta, ho giocato anche che bel allenatore, sì, bravo. Vediamo mister Bacarone citare la propria squadra, si riparte con Bertozzi, Querossi radica la palla per Barbetti, Barbetti contrastato da Bertozzi, fallo tattico, riparte la notte. Poi la partita, se incendi la partita ogni fallo è la munizione. Oddio, cioè, perché è lo stesso fallo fatto in un momento tranquillo, ti ammonisce. Sì, è vero. Mancini. Però vincendo, se lo incendi, ma dico se lo incendi la parte. No, si vince. Lorenzi trova Ricci. Ammoniva. E battevi la Ricci contrastato da Diana, un buon intervento di Diana, raddoppiato da Cagnoni, che è il fallo non rilevato dall'arbitro Bertini, si riparte con Lorenzi, Lorenzi per Coppede, trova Mancini sulla linea di centrocampo, cerca il passaggio per Ricci, anticipato da Diana, mette palla a terra, buona gista al centrocampo, buona azione del corso, buona la palla per il numero corpo fra palle avversario, non mi fa fuori, anticipato il difensore per Ranocchio, ci sarà il primo calcio d'angolo per il pozzo, batterà Monacizzo. Monacizzo pronto per lo schiavente in aria, parte Monacizzo, palla un po' lunga sul secondo palo dove non arriva nessuno, forse Diana la riesce, sì, in primo momento Guardalini non alza la linea, quindi la palla è buona, buona la cercata di Diana, però contrastata da Coppede, mette fallo Diana su Coppede, si riparte con Barbetti, lascia il compito di invio al portiere Pazzottini.
ancora Bassettini per Barbetti che ritorna dal portiere del Ranocchio, avanza la palla, cerca forse il lancio lungo, vediamo da farsi, se invece si appoggia sul numero 5 Pacci col sinistro per Barbetti contrastato dal numero 9 Ivan Mancini, Rossi al centrocampo, passaggio in verticale, fa buona guardia Lorenzoni che butta veramente la palla in fallo laterale. Con Rossi cerca la sovrapposizione numero 6 Brida, fa buona guardia Monagizzo che fa scorrere la palla sul fondo, si riparte al 33esimo del primo tempo con il forse vantaggio 1-0, palla a Benè che lascia il compito del rinvio al fondo al numero 23 Diana. Stasera male? Sì. Lancio lungo che non trova nessun compagno, c'è Fogliero che difende la palla e tiene il fallo laterale, batte per Rossi stop libretto ancora per Fogliero palla a piede, si appoggia su Rossi al centrocampo, Rossi con il sinistro per Mancini c'è a destra libero Lorenzi che viene servito, Lorenzi cross in aria, buona uscita di Venè. Non gira però. Si riparte con Luisi per numero 17, io non la do del 1-0 del Pozzo, ancora a cercare Luisi, deviata la palla ma torna la stessa la palla sul piede, Luisi prova il cross, è un po' errato, spazza Coupedet che trova ma sulla destra Mancini, il lancio a sinistro, alza la linea del Pozzo, buona uscita del portiere Venè, guardalino nuovo alzato del fuorigioco, palla per Brida, pronto Venè anticipare tutti, a rispingere di testa. Perché lì rischi anche di andare addosso all'uomo. Se sei tre passi indietro. Se arrivi in ritardo, fai fallo, la lisci. Cioè, non era facile. Mancini a quella sua linea, si alza la bandierina in fuori gioco che pesca Brida in fuori gioco. Le mani a terra, cagnoni per il Pozzo. E credo Mancini per il Ranocchio. Si è fatto male. Mancini per il Ranocchio e. Senti chi c'è stato i vigili, oggi andavo i vigili. Cagnone. Sono stati i vigili urbani a vedere chi è la colpa, Là, Mancini e quell'altro, il posto. Si sono scontrati. Sei stanco? E che hai fatto? Ho mangiato troppo. Ecco il militare della Serie A. Esco. Dopo gli infortuni di Mancini e Cagnoni si riparte a centrocampo per una punizione della Ranocchio dopo lo scontro tra i due avversari, Barbetti trova Ricci al centrocampo, mette palla a terra Ricci, si gira, non trova nessuno, contrastato bene da Ceracioli. Questa che offrisce la palla per Luisi in lungo linea per Melis sulla sinistra viene contrastato da numero 2 Lorenzi, vediamo Melis vince il pallo, c'è il secondo però fa buona guardia Coppelè che sbaglia il passaggio per Mancini, approfitta Cagnoni spinto alle spalle, non rileva il fallo all'arbitro, ancora Ricci che si appoggia al centrocampo per Rossi per Fogliero, ancora Fogliero si
punta il tiro dai 20 metri fuori dall'area, palla che sorvola la traversa, niente pericoli per il portiere Venere. Un po' di venticello c'è, sì, sì, sta bene. Riparte con Diana che tocca per il portiere Venere dentro l'area. Calcio sopra il centrocampo, sorpassa Foriere, trova Bertozzi, numero 21 Bertozzi, vince il contrasto con Foriere, punta Foriere sulla destra, ancora Bertozzi, vince il suo, buona giocata su Bacci, questo era fallo, fallo netto di Bacci non rilevato dall'arbitro Bertini su Bertozzi. Sancredi si gira col sinistro, trova Ricci sulla sinistra, buona palla Ricci che punta numero 23 Diana, Ricci per Sancredi, fa buona guardia Diana, Diana per numero 17 Cagnoni, Cagnoni trova Ivan, anticipato da Coppedè, Luisi per Ceracioli, Ceracioli al centrocampo per Monacizzo, Pozzo gestisce palla al centrocampo, si fa vedere sulla destra di Lucia, Monacizzo invece allarga sulla sinistra per numero 17 Cagnoni, Cagnoni contrastato da Renzi, il cross di Cagnoni in aria, fa buona presa al portiere Balzottini. Mi ha troppa fretta ora. Si riparte con Foriero, Foriero il lancio per Obrida, Obrida contrastato da Diana, palla che finisce per Sancredi, ancora un contrasto fra due, era meglio il Pozzo che riparte con Monacizzo, Monacizzo palla piede al centrocampo, accelera, commette fallo, no, invece non viene rilevato da Mancini, da Ricci, scusate, Mancini, gira sulla sinistra per Rossi, Rossi si appoggia, no, su, sì, sul Foriero, Foriero sulla sinistra, il cross Foriero col destro, Obrida era pronto per il tiro al volo, Ricci, Ricci, Ricci in aria di rigore, appoggia dietro per Sancredi, il tiro di sinistro, esce di molto sulla sinistra di Venè. Siamo al 40° del primo tempo, il risultato con il Pozzo in vantaggio con il gol del numero 17 Cagnoni. Era fallo, era fallo. Invio di Venè che supera il centrocampo per Meris, Meris pizzica Coppedè sulla balla con Bertozzi, Bertozzi viene anticipato da Coppedè, Rossi con Monacizzo, Rossi mette palla a terra, si appoggia al centrocampo su Mancini, Mancini mette Calizza per Ricci, Ricci si gira a danno di Ceracioli, buono dribbling di Ricci, Ricci trova da farsi, lo trova sul lancio per Sancredi, Sancredi entra in area contrastato da Luisi. Si appoggia un po' su Sancredi ma si riparte con Ceracioli, Ceracioli per Luisi, Luisi per Cagnoni, Cagnoni cerca dribbling su Sancredi, protesta di Sancredi sul tocco, ma il fallo laterale del Pozzo. Quindi alla fine del primo tempo c'è il quesito del Cagnone. Cagnone stasera mi dà l'aliato di Frizzantino. O è sempre quella dell'altro giorno del compleanno. Bene, attaccato la Obrida, il calcio è lungo, diventa quasi un assist per Bertozzi, palla lunga, finisce mai Balzottini che parte di torna subito con Foriero, Foriero, Bacci, Bacci, Coppedè, Coppedè centralmente per Mancini, si appoggia ancora dietro per Coppedè, ancora Mancini al centrocampo, si appoggia su Rossi, Rossi per Ricci, Ricci contrastato da Monacizzo, vince il contrasto, palla a Melis, perde palla, ancora Mancini, Obrida, Obrida, Obrida sulla sinistra per Ricci, Ricci prova l'incursione, buona la chiusura di De Lucia, su cui viene commesso anche fallo da, da Ricci. Il
abbiamo anche fuochi d'artificio, eh? Sì, sì. Ha detto Cagnoni che se ne va e sono partiti fuochi d'artificio. Ha detto me ne vado, fuochi d'artificio. Mancini dopo l'appoggio di proprio te Marzottini, Ricci, Sicilia centrocampo su Rossi, Rossi con il sinistro per Ricci, Ricci contrastando la Ciraccioli, ancora Rossi, Rossi cerca la sinistra per Ferrero, lo trova, mette palla a terra Foliero, buon passaggio per Sancredi, il cross molto teso che finisce sulla destra, recupera, tiene la palla a campo Lorenzi, cerca il cross, rinvia di sinistra Diana, palla che finisce sul piede di Coppere che si appoggia al proprio portiere Barzottini, Barzottini per Bacci, Bacci si fa incontro Rossi, riceve la palla ancora per Bacci, Bacci, Sancheri, Mancini, Ricci al centrocampo, Sicilia, Mancini trova il passaggio in Obrida, Obrida ancora per Mancini, buon giro palla del Ranocchio però non trova la verticalizzazione giusta, Rossi, Rossi trova il varco su Foliero, Foliero il cross, alza no, la bandierina, io avrei detto io. Palumbo, per me no, cosa? Ma un po' tutti mi sembra le nostre fuori dal gioco, eh? Molto meno brillante delle partite per si riparte no, Rossi, con Rossi io, per Ricci però, sai, sono giocatori che si possono accendere a novità di sì. Ricci devi al centrocampo, fallo di Melis su Ricci, palla verticale per numero 6, Obrida, Obrida si gira, lascia fuori per Mancini, Mancini il tira a giro, para in primo momento Venel, palla che finisce sul fondo, ci sarà il calcio d'angolo per il Ranocchio. C'è un altro terreno del Ranocchio, Dio, Ricci, cosa fa? Signore Venel, anche io. E lì al centro, eh? Però ho fatto fare Melis anche lui. Sì. Me ne sono accorto. Scocca il 45esimo del primo tempo, risultato di 1-0 per il Pozzo, primo tempo a ritmi bassi, è stato acceso dal gol al 30esimo di Cagnoni sul passaggio errato di Foliero per il proprio compagno. Ranocchio secondo noi molto spento rispetto alle altre partite, Pozzo che ha gestito la partita in maniera perfetta in questo momento con due azioni degne di nota, lui ha portato il gol al 30esimo, numero 17 Cagnoni, vediamo a terra ancora il numero 11 Ricci. C'è il cambio? Tagli questi, fa il cambio, aspetterate. Partita ferma per l'infortunio di Ricci al centrocampo, ci sarà un pezzo 1-2 recupera un minuto il signor Bertini. Patato recupera un minuto. Esce l'odorante dal campo numero 11 Ricci, vediamo se riuscirà a rientrare nella partita durante la sosta del primo tempo, manca un minuto dato dal recupero dal signor Bertini, l'arbitro Bertini. Si riparte, fischia l'arbitro con Mancini, il cross di sinistro
De Lucia fa buona guardia, palla che finisce ancora sul sinistro di Mancini, nuovo cross in aria, Rossi stoppa, tenta la girata di sinistro, debole, palla che finisce tra le braccia di Venè che si aspetta, al rinvio, mette palla a terra Venè, cerca sulla sinistra il numero 17 Cagnoni, palla che finisce invece sul piede di Melis è affrontata da Boppelè, anticipato, recupera bene il numero 17 Cagnoni, buona la cercata a Dani Di Barbetti, c'è il fallo, forse sarà l'ultima occasione del primo tempo per il Pozzo sulla sinistra. Allora, Diana è andata a saltare bene, ma se no vince 1-0, finito prima tempo. Punizione sulla palla Monacizzo, si riempie l'area di rigore, 4 giocatori del Pozzo in aria per tentare la giocata vincente alla scadenza del primo tempo, fischia l'arbitro Monacizzo, appoggia invece per Cagnoni, Cagnoni sul destro, prova il tiro da fuori, ancora buono il tiro ancora Cagnoni, esce di poco sulla sinistra di Balzottini, con questo tiro finisce il primo tempo dopo un minuto e mezzo, due di recupero con il Pozzo in vantaggio con il numero gol del numero 17 Cagnoni. Allora, ci vediamo alla ripresa del secondo tempo. Il Pozzo alla fine dei primi tempi delle tre partite giocate avrebbe 7 punti. Si riparte, fa lo stato buon riposo di Pozzi, ma detto con l'incontro dell'Anocchio Pozzo si riparte, non con gli stessi 11, ci sarà un cambio, non lo so, io non ho visto come si è fatto male, ci hanno detto di sì, però fatto? Si gli ha fatto fallo, è uscito il numero 11 Ricci, vediamo che entrerà al suo posto. Non te lo so dire, non ce ne siamo accorti. Entra al suo posto il numero 13 Cimardi. Allora, Cimardi a sostituire l'infortunato Ricci. Ora forse ci risiamo. Vediamo questo secondo tempo cosa accadrà. In questo momento a passare a playoff è il Pozzo, si parte, palla, prima palla per Ranocchio, Barbetti, Rossi, Rossi gioca Lorenzi, 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 Rossi, Rossi trova a centrocampo numero 3 Foliero, Foliero allarga, abbiamo un ospite d'onore in questo momento, Paolo Gaspo, Paolo Gaspo, buon anticipo, ha vinto il premio per il gol mangiato del torneo, ma come, ma non documentato, ma come, ma no, però valgo il voto, c'è il fallo su Barbetti al centrocampo, si parte con Coppelè veloce per Rossi, Rossi appoggia su Brida, Brida ancora per Rossi, Rossi tenta il tiro, 35 metri, tiro in alto, da lì ce lo fai girare la finale senza problemi, posso quercela, che giri il primo gol di lì, io contro il Cabezzaro. Ma dove? Seconda categoria. Quale campo? Ma quale campo? Piano del Monte. Seconda categoria. No. Capezzano, piano del Monte, la differenza. Te di Rosario, vai. Lorenzi per Rossi. Rossi per Mancini, Mancini sul sinistro, c'era sulla posizione di Rossi, lo trova in aria Rossi. Palla dietro che finisce per Brida, buono il tiro, risponde con i piedi, viene partito forte Ranocchio, numero 3 il nuovo entrato Cimardi, Cimardi per Foliero, Foliero, Diana anticipa, calcia la palla, Lorenzi per Rossi, anticipato da Lucia, si riparte con il Ranocchio con Lorenzi. Ricci comunque è uscito, sì, sì, l'ho distratto da Bar.
Lorenzi trova Barbetti, Barbetti contrastato da Ivan, mette palla fuori, nuovo fallo laterale per il Ranocchio. Rossi si gira su Bertozzi, non vede il fallo d'arbitro, si ribatte come un agizzo, per numero 17 cambia nel centrocampo, che avanza con la palla al piede, vediamo, trova il passaggio lungo per Melis, palla troppo lunga per l'attaccante del Pozzo, si riparte con Lorenzi sulla sinistra, trova Barbetti, si va incontro ancora a Lorenzi, Lorenzi cerca il lancio sulla destra per il nuovo entrato, il numero 13, Cimardi, Cimardi affrontato da Luisi, Cimardi, Cimardi trova sulle gambe di Luisi, ci sarà un fallo laterale per il Ranocchio. Capisce neanche lui perché dice. Aveva annunciato la presenza in tribuna stampa. Palla in aria per Sancredi, Sancredi si appoggia per Cimardi, il cross di Cimardi passo, Diana in due tempi spinge la palla, mette a terra numero 9 Luisi, ottiene un buon fallo laterale, riparte il Pozzo con Luisi. Luisi cerca lungo linea Melis, non trova l'appoggio, sbaglia il controllo, palla che esce fuori per Bacci, Bacci per Rossi, Rossi per Lorenzi, Lorenzi ancora per Rossi sulla destra per Cuppere, Cuppere giro palla in occhio ancora con Bacci, Bacci col sinistro calcia per Sancredi, Luisi buona diagonale larga sulla sinistra, buono Cagnoni, rilancio, vanno in due sulla palla, Mancini vince il contrasto, Ceracioli per Luisi anticipato, batte di batti in questo momento, Barbetti mette palla a terra per Cimardi, Cimardi ancora Barbetti, Barbetti sulla destra per il numero 9 Sancredi, Sancredi c'è la sovrapposizione di Cimardi, non viene considerato, Sancredi allarga sulla sinistra per Lorenzi, Lorenzi si decentra col destro, ancora sulla destra per Cimardi, azione lunga del Ranocchio concitata, Barbetti di prima, cross, cross che finisce sopra la testa di Venezia, di parte al quinto minuto del secondo tempo. Così quando andava nella casa là te con il crossaio te la mettevo dove spazio dentro, se ti miravo la testa dentro, aveva detto che a Luca se lo spaccia dove ricomincia, è vero, è vero, ma pure ti ci porto un grafico lungo, mi spacciavi per un giocatore perché si riparte con Bazzottini dopo il tiro debole di Ivan del Pozzo, Cimardi ritorna sui suoi passi, appoggia per Bazzottini, Bazzottini per Bacci, Bacci per Obrida anticipato da De Lucia. Comunque alla fine dei primi tempi il Pozzo a 7 punti nelle tre partite giocate, e come no? Non c'è ancora Ranocchio, non c'è il Goleo d'Oro e pareggiare quel punto. Però più piano ma arriva fuori. E però dopo c'è anche il secondo. Rossi sulla destra per Cimardi, Cimardi buono il dribbling sul cagnone, Cimardi entra in aria, affrontato da Luisi, Cimardi buono il contrasto di Luisi. Palla che finisce tra le braccia del portiere Venelli. No, gli unicazzi ci sono, sono con Pabè, i due unicazzi non si sono visti, no? Ha preso il daspo, per 5 anni già avevi tutti i fine settimana gioca a Pabè, è arrivato, anche questa è. Si riparte con Bertozzi, buona giocata su Lorenzi, commette fallo. Si riparte sulla posizione per il Pozzo sulla tre quarti, buona giocata del numero 21 Bertozzi. Più basso a danni di Lorenzi che commette fallo
Bonacic sulla palla, l'arbitro conta i passi sulla distanza per Mancini e Balbetti. Batte veloce il pozzo, il cross di Lugia. Vediamo in comprensione fra numero 9 Ivan e Melis, palla che finisce fra le mani di Valzottini, lancio lungo che trova l'altra parte, il portiere viene bene per Monacizzo. Monacizzo fa scorrere la palla, si appoggia sul numero 2 De Lucia. Lucia, il lancio per Melis. Melis contrastando la Pacci, vince il contrasto. Ancora numero 9 Ivan, per numero 17 l'autore del gol Cagnoni. Cagnoni contro due del Pozzo, cerca la giocata, lunga il pallone, vediamo, lo recupera, buona recupero del numero 7 Cagnoni. L'arbitro fischia il fallo. Ci sono 2000 persone. Che c'è? Si rischia. C'è il cartellino giallo dell'arbitro Bertini a danni di Cagnoni per non aver fatto ripartire l'azione Ranocchi. Si è messo davanti, ma ha fatto ripartire l'azione subito. Barzottini a rilancio lungo per Obrida, fa saltare il numero 2 Lucia, fa buona guardia per Tozzi, per però perde la palla ancora Diana, con il pallo trova Monacizzo. Monacizzo avanza con la palla, si allunga un po' troppo, rimessa per il Ranocchio. Abbiamo un altro ospite in arrivo, Francesca è la che mangia. Si riparte con Bene, traccia lungo su Melis. Melis salta, vince il contrasto, palla che rimane piede del pozzo, no, uscita, palla che esce in fallo laterale, riparte con Lorenzi. Lorenzi per Bacci, Bacci centralmente, palla al piede, avanza, anzi è Coppelè, Coppelè ora sì per Bacci. Bacci trova Barbetti, Barbetti si fa contro Mancini, Mancini con sinistro ancora per Barbetti. Barbetti si decentra, cerca l'appoggio per Stancredi, buon anticipo di Diana, il lancio lungo di De Lucia che non trova nessuna maglia rossa del Pozzo. Okay, ha detto Bacchi, se ce la cioè si mette su Radio Maria ha successo, no? È vero, è vero, è vero, no? Bene, si riparte all'undicesimo del secondo tempo con il portiere del Pozzo, si aspetta l'invio, mette palla a terra, calcia ancora sulla destra per Bertozzi, Bertozzi di testa per numero 9 Ivan che viene anticipato da Valbetti, Valbetti viene commesso fallo su di lui da Melis, fallo rilevato da Bertini. Barbetti per Rossi, Rossi per Obrida, ancora Rossi, Rossi per Lorenzi, Lorenzi supera il proprio avversario, tiro di destro ai 25 metri, palla a terra in due tempi, portiere bene.
riparte Venè con sulla sinistra per il numero 3 Luisi. Luisi avanza con la palla al piede, trova la numero linea, numero 17 Cagnoni, si libera del proprio avversario, buono dribbling sul Coppedè, l'arbitro non rileva il fallo, palla che finisce a Sancredi che mette fuori per l'uomo, il proprio compagno a terra, si tratta del nuovo entrato Cimardi. Parte con Diana che restituirà il pallone a Ranocchio al portiere Barzottini. Barzottini si presta al lancio lungo su Sancredi, Luisi fa buona guardia e mette il fallo laterale. Rossi riceve palla, si regentra, prova il tiro, sinistra giro, facile la parata di Venè. Adesso funziona da uomo più, Venè lungo per l'isolato Melis davanti, Fogliero sul anticipo al butti di testa, palla però che finisce nei piedi di De Lucia. De Lucia trova Ceracioli sbaglia l'appoggio per Bertozzi, ne approfitta Obrida per Mancini gira subito sulla destra per Rossi contrastato da Cagnone, ancora Rossi col sinistro, buona la ciocarda, nuova la seconda, palla che finisce sul piede di Bertozzi trova il passaggio in Monagizzo, un po' lungo, riesce lo stesso a girarsi bene numero 9 Ivan che punta l'area di rigore, allarga sulla destra per Melis prova il destro debole, niente pericolo per il portiere Barzottini del Ranocchio. Barzottini lancio, nulla di fatto, palla che finisce dall'altra parte al portiere Venè. Barbetti per Cimardi, è che è presa su ancora Cimardi, lascia il fallo laterale, sempre lui Cimardi, fallo laterale che trova Monagizzo per Melis sbaglia l'appoggio, adesso riparte con Barbetti per Coppedè trova l'appoggio in Lorenzi avanza con la palla, si fa incontro Mancini col sinistro, trova il passaggio dietro per Coppedè avanza con la palla, ferma la formazione all'occhio, ancora il numero 13 Cimardi per Sancredi, Monagizzo anticipa bene il giocatore dell'occhio, Melis per il numero 9 Ivan per il numero 7 Cagnoni, cerca Melis l'anticipo di Coppedè, riparte il pozzo, ma l'arbitro fischia prima il fallo di Melis su Coppedè. Il fallo è giovane, sì, ha fischiato un po' giustamente Mancini cerca il lancio Berossi, Luisi svirgola, palla che finisce sul piede di Sancredi, si regenta con il sinistro, il tiro, buona la parata a terra con la sinistra di Venè. Ranocchio che si fa vivo solamente però da portieri da fuori area, controllato di tutti bene dal portiere Venè. Tra Moscardini esce meglio, penso parte con Ceracioli che anticipa Mancini al centrocampo, Melis mette a terra per Ivan la solo contro la difesa di Ranocchio, supera bene Coppedè, Ivan con il destro, il tiro debole in due tempi, Barzottini para a terra, buona la giocata numero 9 Ivan al 16° secondo tempo, si riparte con Rossi al centrocampo, a calcetto con Fogliero lancio per Mancini di testa, spizzica per Sancredi, anticipato bene da Diana che appoggia per Monagizzo si allarga le luci sulla destra, non viene considerato, ancora Monagizzo, palla al piede, avanza
Tozzi fa sotto Fogliero, viene saltato, Monagizza ancora palla al piede, si allarga sulla destra Bertozzi, riceve la palla, ancora Bertozzi si allunga un po' la palla, riesce lo stesso nel cross basso con Penè nel primo tempo, Bacci svetta Monagizzo, commette danno a suoi falli. Scusa, riparte logico Lorenzi che trova subito Rossi, Rossi fallo sui danni a centrocampo di Luisi, verrà munito dall'arbitro Bertini. Buona giocata di Rossi. Siamo al 17, si prospetta il primo cambio per il Pozzo, a protocampo il numero 8 del Pozzo Moscardini. Moscardini e Scimelis. Vediamo il cambio, esce il numero 11 Melis, mentre al numero 8 Moscardini al 18° del secondo tempo. Parte con Coppere che appoggia per Bacci, Bacci per Lorenzi, Lorenzi calcio in aria di rigore, trova San Credi, pallone lungo, il guadagno alza la bandierina, palla che finisce sul fondo, niente di pericoloso per il portiere. Partita la posta un pali alta. Parte con l'invio di Benè, Benè trova a centrocampo Moscardini anticipato da, di testa da Barbetti, Ceracioli, palla di Sancredi, Berrossi, Diana, da meglio, libera di sinistro, Moscardini a centrocampo, spizzica, trova Fogliero, Fogliero appoggio per Barbetti, Barbetti Mancini sul sinistro, trova la reticolazione per Sancredi, il tiro favorevole, fa facile preda di Benè, Benè che lancia subito per Monacizzo, Monacizzo avanza con la palla, trova a centrare, per due si disturbano, nuovo entrato Moscardini con Ivan, Ivan allarga bene sulla sinistra ma trova l'arbitro Bertini che ferma il gioco, si ribatterà con una palla a due. Ma che fai? Ma che fai? Monacizzo per Bertozzi, Bertozzi c'è la sua posizione di Lucia, palla lunga, no invece no, mette con Moscardini, grande, grande gol del Pozzo, buono il cross di Lucia, cross in aria, colpo di testa del nuovo entrato Moscardini, di testa sul secondo palo, grande gol, eccolo che è entrato ora. Al 20° del secondo tempo il Pozzo si porta sul 2-0. Vede più vicino il playoff contro il Ponte. Buono il cross del numero 2 di Lucia che trova sulla testa il suo entrante Moscardini, Moscardini di testa incrocia sul secondo palo dove non può niente, Balzottini, ci sono le proteste nell'occhio, non sappiamo per cosa, forse per la palla rimessa al gioco. Che succede? Palla 1. Sì. Una palla 1. Si riparte. Porta ha fatto un becco, bella azione, perché l'ha preso contro il becco, come le facevi te? Buono la cercata, come le facevi te? Di Cagnone, forse c'era il fallo di Coppere, non è arrivato all'arbitro, ora si incendia un po', si infiamma la partita, e la notte è costretta a trovare il pareggio per andare a playoff. Buona giocata di Bacci, Bacci per Sancredi anticipato da Lorenzoni, Lorenzoni ancora un contrasto duro a centrocampo su Brida, Mancini subito sulla palla, batte veloce bene Rossi, Rossi anticipato da Luisi, al forte coppe per Rossi, Rossi si libera nella pezzata, pronto al tiro sinistro, prova ancora bene, bene sul secondo palo a terra.
oddio, guarda da là. Vediamo il numero 3 del Pozza Luisi a terra. A questo signorino. Chi è? C'è un intervento staff medico nel pozzo del numero 3 Luisi. Ha ricevuto un colpo alla testa, insomma, un'azione di partenza del ranocchio. E poi andava via, faceva le finte. Si riparte con De Lucia che appoggia del proprio portiere Venè a rilancio lungo. Dicono un po' l'invio, palla finisce in palla laterale. Ora con Pesce in campo, Madone, Votolo, Garletto Dambà, pareggiavio, o volare dei bricchi. Ma quando è entrato il nostro ballo l'altra sera, per cosa l'abbiamo votato? Un go? Un'espulsione? Un bricco. Era il momento dei bricchi. Si riparte con il Pozzo al centrocampo con Monacizzo. Monacizzo si appoggia sulla sinistra per Cagnone, buona la sua prestazione, buono il dribbling su Cimaldi, non rileva il fallo l'arbitro, palla ancora per il Pozzo che no, l'arbitro invece dà un fallo laterale. Cimaldi si mette la palla, poi lo entra nei confronti di c'era Madone, Botolo e Carrera, c'era Giuravio, quando l'abito girava partivi da bricchi e se gli allievi se ti dà poi la città che si incattivisce un po' in questi minuti. C'è la scarpa. Si riparte al 25esimo con Coppenè che cerca lungo Rossi di petto per Sancredi vince il contrasto. Non la dirà via. Cagnoni che calcia la palla, ma non trova nessuno dei suoi compagni. Si riparte con il numero 1 Balzottini. Balzottini lungo al centrocampo con Mancini anticipato da Lorenzoni, mette a palla a terra Valbetti sulla linea per Mancini no. Su cui viene commesso fallo da De Lucia. Attenzione ai 25-30 metri per il ranocchio sulla palla Valbetti. A favore si caccia in porta l'arbitro Bertini mette a distanza il giocatore del Pozzo Valbetti con l'esterno, la palla là, il palo dietro la barriera con l'esterno. Vediamo Valbetti, bene mettere quattro uomini in barriera, parte Valbetti con il destro, palla che spinta la barriera, Valbetti sulla destra per Cimaldi mette a terra nell'aria, non cerca la giocata su Luisi, invece trova Mancini col sinistro in aria, inciampa sul pallone, Diana esce in palla al piede, cerca Dremi, perde palla, la riprende a danni di Cimaldi, e trova Bertozzi, Bertozzi, salta il portiere, porta sbagliata dentro, non deve avere l'occhio Bertozzi, vince il contrasto, no il secondo, grande occasione del Pozzo, sbaglia però Bertozzi, si allunga la palla, poteva fare meglio, buona giocata di Sancredi a centrocampo sul Cagnone. Bella reazione di Cagnone, attenzione, partita che si anima, la partita
partita si è accesa, eh? Si è accesa. Ora ci vogliono pompieri che per spingere. Dio, si può fare. Ma vuol dire? E se arriva il portiere? Ma scusa, è arrivato il portiere, tira di sinistra. Stava male per un tiro da giallo. Ora mi ha sempre capito. Ha dribblato il portiere, allora, eh? No, è meritato, è la mia vita la partita, eh? Sempre un mucchio. Ho detto, ma questa qui era l'occasione per finire la partita, 3-0. Ci sarà un cambio alla fine del pozzo. C'è un uomo a terra del pozzo. Chi è a terra? No, c'è un altro? Bertozzi? Intanto c'è un cambio anche nel ranocchio, esce il numero 6 Obrita, entra il numero 19 Cesarali. Cesarali Leonardo. 2006. Lì non sì. Si corre così, no? Lì la prima cosa che devi fare devi andare verso la bella. Tagliargli la strada. Tagliare. No, tagliare, tanto ti ritagliamo. Era stato un po' stanco. Hai capito? Ma quando è arrivato il portiere, tiriti giù che arrivo. Se no tiri giù, vedi. Se no tiri. No. Quando l'ho tirato cacci di sinistra. Rigori così c'è una roba in una trentina. Ma delle cose così le fate poi. Come ho matto. Ho matto. Sì, sì che aveva a lungo te. Come no? Era rabbio, sembrava un coso. Bruciavo l'erba. Ah, bruciavi l'erba. Ma non mica così. Ma un sentimento c'era. Ma su tre metri come Romani. Guarda te che tu facessi il contropiede così. Cosa? Ma che... Per le punizioni del calcio d'angolo. Se ne parte con Barbetti sulla palla. Cross centro dell'area del pozzo, svetta Diana, c'era Gioli in contrasto con Fogliero, palla che rimane in campo. Pesce, ti dava un brico, ti tirava qualcosa. Fogliero supera, c'era Gioli, ancora Federico si centra con il destro. Fogliero contrastato da Scardini, ribatte da solo, salta da il primo, non il secondo. C'era Gioli, calcia. Ma come fai? Lungo numero 21 Bertozzi del pozzo. Dopo l'uscita per infortunio riparte con Barzottini per Rossi, Rossi spizzica, dai, guarda, esce bene tranquillo, fa sulla palla. Non lascio calla, che è pericoloso biologia, neanche tipo sei Juventina. Siamo con Venè, mette palla a terra, rinvio a cercare Moscardini, Moscardini da solo. Vince l'impallo con Cagnoni, Cagnoni con Copperè. Guarda, se fai tre passaggi è porta. Ottiene un buon fallo laterale, Pozzo, se respira. Fai tre passaggi, porta. Al 32esimo sul 2-0 per il Pozzo. Redi di Cagnoni, del nuovo entrato Moscardini. Cagnoni cerca l'ultimo detto Moscardini, Moscardini sulla bandierina, Sicilia sul Copperè. Cerca il cross, forse sbagliato. Palla che finisce per Balzottini, rilancia lungo ancora Balzottini, ma non trova nessuno, prova ancora il collega portiere Venè. Venè è pronto al rilancio con il destro un po' debole, trova lo stesso numero 17 Cagnoni, buono il tunnel su Fogliero, ancora la giocata in due su di lui, subito al primo. Buona palla per Moscardini, Moscardini cerca il passaggio del canto, si allunga la palla, ancora buona giocata Maggi che appoggia su Barbetti, Barbetti sulla destra per Mancini, sul sinistro cerca la giocata Mancini, la trova in Rossi, Rossi cerca aiuto al centrocampo, lo trova con Fogliero, Fogliero lascia per Lorenzi, Lorenzi cerca ancora Rossi sulla destra, entra in aria Rossi col sinistro, si gira, fatta palla sulla destra, c'è l'appoggio su Mancini, il tiro subito, Capediana, Venè a terra, sicuro. Mancini si gira su se stesso, il tiro di sinistro, palla che passa sotto le gambe di Diana, Venè. Ora una partita a terra. Di giocaio dei fatti Rizzo, di colpo a colpo, dei fatti sulla fascia, Rizzo, 3-4-1. Oh, basta, sì.
Coppere avanza con la palla. Dai, su, forza, tenere duro. Per Rossi, Rossi di contrastato Luisi. Forza Guido. Rossi trova Lorenzi. Lorenzi sulla sinistra. No. Per il nuovo entrato. Grande figo, nello schermo. Cesarali che perde palla. Siamo al 33esimo. È un minuto di batteria che si sta per perdere. Come la batteria? Che c'è? La batteria di raggiero. Ti si spegne il telefono. Sì, vai. È proprio un'altra cosa. Lo staff per i candidati del prossimo anno. Cacca, che vuole che? Digli a Tavarani che avevo pronosticato anche la rissa, monarchizzo, Giacomino solo su rigore. Sì. Si riparte con Cagnoni, Cagnoni salta Cimardi, salta poi per Monagizzo, Monagizzo per De Lucia, De Lucia buono l'appoggio per Bertozzi che perde palla a danni di Cesarali. Cesarali. Bertozzi è arrivato, arriva al campo, invece Cagamma ha detto che va a vedere in derby serio, Marina di massa appoggi. Ora Gizzo sulla centrocampo si appoggia su Ivan, Ivan per uno dei 7 cagnoni, cerca Ivan, riesce a prendere la palla, contrastato da avversari. Bacci di spalla, saluta, saluta Bacci di spalla, conquista la palla, Bacci, Bacci con il sinistro lungo per Rossi. Monagizzo a centrocampo respinge in un primo momento, la palla finisce sul piede di Barbetti. Barbetti trova il passaggio, trova il Foliero, Foliero col destro cerca nel mezzo Rossi, svetta Lorenzoni, Cesare non è entrato, si appoggia per Lorenzi, Lorenzi col destro prova il tiro da fuori, buona quella la parata a terra sul palo destro, bene. Abbiamo un altro giocatore a terra del pozzo, si tratta di Luisi, crampi per lui, ne mette palla fuori, ci sarà il cambio nelle file del pozzo, si appresta a entrare il numero, vediamo coperto dallo staff tecnico del pozzo, numero 6, Grotti. Quanto siamo? Aspetto tutto, mi è morto il telefono. 35. 10 minuti. Esce numero 6, no, entra il numero 6, Grotti. Esce, esce il numero 21 Bertozzi. Rossi restituisce palla al portiere Venè. Venè pronto all'invio. Alto su Moscardini, Moscardini con Lorenzi, Lorenzi che appoggia per Barbetti, su, Barbetti su, su, sali, sali Monagizzo, Luisi spinge, due del pozzo si disturbano entrambi, palla che finisce per Foliero, Foliero si appoggia su Rossi, anticipato in un primo momento a Monagizzo, però palla che rimane nel piede di Ranocchio per Mancini col sinistro che punta numero 3 Luisi, buona la chiusura di Luisi in fallo laterale, mancano 8 minuti più recupero alla fine della partita con il Pozzo in vantaggio per 2-0, con questo risultato il Pozzo andrebbe a scontare al playoff il Ponte, però allora Rossi entra in aria contrastato andiamo. Da Monagizzo che è un pallino, Scardini si allarga a sinistra, gira sulla posizione sulla destra, Moscardini cerca sulla destra, non è entrato Grotti. Passaggio lì, c'è il passaggio, ma c'è il passaggio lì a 3 metri. Oh. Niente di fatto per l'attacco del Pozzo, si ribatte. Passaggio a 40 metri. Con Barzottini, palla che finisce. Scovenè che esce dal pali, rilancia di sinistra, non fa laterale. Ci sarà un altro cambio per misto orario del Pozzo. Esce il numero 9 Ivan, entra il numero 25. C'è. Signorino, signorino, ora si ispira, sì. Due ore e quattro si scalda, è un toro, si riparte con Foliero, Foliero si allunga il pallone, calcia lungo Luisi, Pozzo che
a 8 minuti alla fine della partita cerca di gestire il 2-0, chiusa nella sua metà campo, pronto per il contropiede, Lorenzi sulla destra per Rossi, Cagnoni. Addio. Meno male. Sbaglia lo stop Rossi, palla che finisce sul fondo. La squadra, secondo me è stato un brillante. Ma ho detto male. Perché gli Alvaro Gandelli? No. Stasera un po' partita un po'. Per amor del cielo, male la squadra, ma sì, può calciare un tutta male. Bene, dai. Sì. Un po' aggressivo, volenteroso, sì, voglioso. Sì. Ti faccio dai. Se mi lasci sempre campo libero. Sono tutti bravi. Mancini. Contrasto con Luisi, l'arbitro non arriva al fallo, si riparte con invio, con fallo laterale per il Pozzo. Eh sì. Luisi cerca lungo l'unica Moscardini vince con il contrasto con Coppelè, Moscardini da solo contro tre del Ranocchio, perde palla. Bacci si rifugia dal portiere Balzottini che col sinistro lancia per Rossi, Rossi spizzica per Zancheri, palla però lunga che finisce sui piedi Venè che fa su la palla, si appresta a rinvio. Venè che cerca non entrando il numero 6 Grotti, di testa colpisce il numero 25 Signorino sulla bandierina di destra. Contrastato da numero 5 Bacci, Signorino, ancora palla a piede, in due su di lui, vediamo con il destro, cade, contrasto che va a favore del Ranocchio, si riparte con fallo laterale con Barbetti per Fogliero per Bacci, col sinistro lungo, dove trova De Lucia in primo momento, palla che finisce su per Rossi, palla per Zancredi, Diana con Lorenzoni, in due si ostacolano, però Lorenzoni calcia, forse si infortuna anche al momento dell'invio. Rossi trovano momentaneamente Mancini col sinistro, il tiro ostacolato di spalla da Rossi, Mancini il tiro crociare sul secondo palo, palla che esce di un metro alla sinistra di Venè. Il 40esimo, il 10 minuti di gioco. Siamo al 40esimo, a 5 minuti dalla fine della partita. Venè allarga sulla sinistra per Luisi. Si fa incontro Monacizzo, riceve palla. Monacizzo ancora per Luisi. Non la perdere. Luisi trova al centrocampo, bene Ceracioli che appoggia per Diana, sbaglia il passaggio Ceracioli. Rossi in Canaria, contrastato da Diana, palla nel mezzo, finisce per Lorenzi lunga la palla, non trova niente fatto per Ranocchio, Fogliero ancora a centrocampo, recupera la palla con il destro, avanza sulla destra, contrastato da Luisi, mette al centro, respinge Diana in fallo laterale, pressing in questo momento del Ranocchio, Luisi si accascia a terra, Ranocchio continua l'azione con Cagnoni che recupera la palla, ancora Cagnoni, calcia, palla che va su piedi di Ricciardi per Lorenzi mette al centro, colpo di testa, grande parata di Venè sul tiro, colpo di testa, se non sbaglio, di Cesarali, deviata da un difensore del Pozzo, grande intervento con la mano sinistra di Venè che mette il calcio d'angolo. Sarà il cambio, nuovo cambio per il Pozzo con il numero 3 infortunato a terra Luisi. Uscirà il numero 3 Luisi, entrerà Salvatore Michele. Numero 4 Salvatore. Abbiamo Pifferino. Ecco il brasiliano Pifferino. Vai Pifferino. Potenzialmente potrebbe anche dare un cartone. Non si sa cosa può cambiare. Un'ultima occasione per accorciare le distanze per Ranocchio, per portare
Batte Barbetti, Barbetti in aria, svetta De Lucia, attacca, De Lucia, attacca, Mancini sul sinistro, girare, contrastato da Cagnoni, palla che torna ancora girare per il sinistro di Cesarali, contrastato dal difensore Pozzo, vai, vai, di Lancia, andiamo, andiamo contropiede, numero 6, andiamo. Grotti, Grotti contrastato da, vediamo, da Cesarali, conquista comunque un fallo laterale il Pozzo a due minuti dalla fine del tempo regolamentare. Riparte con De Lucia, De Lucia cerca l'appoggio, poco movimento per il giocatore del Pozzo, lo trova in Moscardini contrastato, palla che finisce per Lorenzi che appoggia per Barbetti, Barbetti non dai, trova nessuno, Monagizzo porta su, c'è Cagnoni, si fa verso la sinistra, buono, si centra Cagnoni sul destra, ancora Cagnoni, Cagnoni entra in aria, contrastato da Fogliero, perde palla, ancora Fogliero, buono, buono Monagizzo, Monagizzo con la palla, si ritrova la palla, Cagnoni sul destro, fallo, Cagnoni, sempre grande Cagnoni, guizzante, mi ricorda Cacà, grande Cacà di Pozzi, sì, anche lui era guizzante così, lo ricordo, mi ricordo che lo feci debuttare, gli si gioca facile, entrò un colpo di tacco, gli si ascolta, come ti ho messo di rilevo. Bene, bene. E com'è vero? Come è vero? Fece gol contro Ranocchio. Fece gol, non si sa come, ma fece gol. Grandi anni saranno stati. 93, quegli anni lì. Si riparte con Monagizzo sulla palla, cerca lo scambio con Cagnoni, Cagnoni si rifugia sulla bandierina, contrastato da Fogliero, triplicato dal difensore. No! Palla che secondo il quadro è uscita, si appresta per 8 minuti di recupero concessi dal signor Bertini, Bacci di destra, svirgola Moscardini, cerca di approfittarne, ancora Bacci, il colpo di testa si libera, Moscardini prende palla, contrasta ancora fra forza, due, forza, lottare, palla per Cesarali, Cesarali per Sancleri, ancora Gancio. Cesarali, Cesarali contrastato da Giraccioli, palla che finisce sul piede di Sancleri, Sancleri per Cesarali, Monagizzo recupera, cerca De Lucia, lo trova, vai, parti. De Lucia accompagnato da l'unico giocatore del Pozzo, Moscardini, fermati, De Lucia che tutti gialli, da solo contro quattro del Pozzo, si rifugia Grotti, Grotti, sì, numero 6, Grotti con Moscardini, ancora grande Grotti compro, sulla bandierina di destra, bravissimo, contrastato, fallo, bravissimo, fallo rilevato la guardalinea, buona punizione per il Pozzo sulla bandierina di forza, destra, forza. Gli ultimi consigli di mister Avio per Cagnoni, forse, forse è il meglio secondo me del Pozzo, chi è? Cagnoni migliore in campo del Pozzo della squadra, ragazzi, sì, sì. Oh, ragazzi, 10 anni non si vince una partita e ancora non si sa se si è vinta questa, 10 anni è finita quando l'arbitro fischia, porca Tavarani, mamma mia, fallo, si parte con Coppedè che cercava un fallo, invece no, cerca l'appoggio Moscardini, perde palla che finisce in fuori laterale, si riparte con il signorino che lascia il compito della battuta al numero 6 Grotti, un amico Bartoli, però non è Bartoli, non è troppo importante, Pozzo che cerca, cerca di addormentare la partita, 5 minuti poco più alla fine della partita, ancora che c'è la Karate? Pozzo lascia da quel vantaggio, no, invece no, ci sarà un calcio di punizione per... E fallo per il Pozzo. Allora, non ci stiamo a fare, l'ho visto, comunque, vabbè, si riparte con Sancleri che calcia lungo, prova non volendo Rossi, esce bene al limite dell'aria, fa sua la palla a terra. Forza, su. Allarga subito per non entrato per il numero 4 Salvatori, Salvatori
trova i gialli per Ranocchio, eh? Lorenzi per Mancini. Guardalina però alza la bandierina, vediamo un po' di gioco di dietro di Mancini. Dai. Oh. 5 minuti alla fine, andiamo. Venè lungo sulla destra per il numero 6 Grotti, contrastato da Cesarali, ottiene palla laterale il Pozzo. Secondi preziosi per la contrada biancorossa, che con questo risultato accederebbe al playoff contro il Ponte di Mister Gallevi. Con due risultati su tre. Palla per Signorino, si appoggia per Moscardini, alza la bandierina, Moscardini cerca il cross, sbagliato, palla per Cesarali. Contrastato da Grossi, palla che finisce fra le mani di Balzottini pronto al rilancio lungo. Balzottini, vediamo, cerca la torre Rossi spizzica però male. Fallo, arbitro. Fallo giustamente elevato, danni del Pozzo, Barbetti, gesto di stizza nei confronti di Monagizzo. No, deve. Pescia, aveva già sistemato tutto. Dopo le proteste di Barbetti c'è il cambio per il Ranocchio. Esce il numero 13 Cimardi, entra il numero 16 Poli. Venè sulla palla. Andiamo Giacomino, su. Calcia lungo per Cagnone, Cagnone contrastato. Stoppa la palla, giù, andiamo. Stoppa la palla, raddoppiato. Diana fa un buon gioco. Ecco per Salvatore, calcia lungo su Cagnone. Lancio, Cagnone. Grande lancio. Ancora Salvatore, mette palla a terra. Cerca Moscardini, la palla è quella di Vini. Palla grande, dai che è finita. Andiamo. Ci sarà punizione, due minuti, dai, per il Pozzo. Batterà Monagizzo. Monagizzo cerca Moscardini, palla forse un po' lunga, saluta di spalla Bacci, messa al fondo per il Ranocchio. Si riparte con Lorenzi, lancio lungo per Sancreri, contrastato da Salvatori. Diana fa buona guardia, ancora Salvatori, calcia senza pretese in avanti. Con Balzottini, il portiere Ranocchio cerca lungo Rossi spizzica, trova Venerdì la volta l'aria di minuto nel Pozzo, la forse ce la facciamo a portarla a porta. Andiamo 10 anni, rivediamo la luce, forza. Venerdì numero 6 Grossi, mette a terra Grotti. Si appoggia per De Lucia sbaglia il passaggio, palla che torna su Sobieri, contrastato da e con questo è il triplo difficile del signor Bettini che consacra la fine della partita. Pozzo vince 2-0, Daniele Ranocchio e passa ai playoff eliminando il Ranocchio. Buona la prestazione del Pozzo, forse una delle peggiori partite da parte del Ranocchio. Che dire, dopo 10 anni si rivede la luce, siamo non contenti di più, bravo a tutti, complimenti, abbiamo fatto benissimo, grande Aviolandi.
Mister Davide Landi del Pozzo, stasera c'era solo un risultato, la vittoria è stata forse e anche in maniera meritata, soprattutto sotto l'aspetto tattico. Ma credo che abbiamo fatto una partita importante, bisogna fare complimenti a questi ragazzi perché è 2 mesi che si stanno allenando in una maniera maniacale, possiamo dire, e stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato fino adesso. Bisogna restare umili, abbiamo vinto una partita, adesso ci riposiamo domani, però prepareremo quel playoff che abbiamo da fare col Ponte, cercando di andare oltre le nostre aspettative. E avendo anche 2 risultati su 3? E avendo anche 2 risultati su 3, però non ci deve influenzare quella cosa del doppio risultato. Noi dobbiamo andare in campo, fare la nostra partita e giocare la squadra come abbiamo fatto fino adesso. Sapevamo che era difficile. È un mese che lavoriamo per questo, il mister ci ha dato tante motivazioni, tante idee di gioco e dobbiamo ringraziare in primis lui perché ci ha dato la motivazione giusta per affrontare le partite e cercare di vincerle.